anche su Un Momento Insieme. Allora torno subito da Capitan Tommaso Rinaldi per chiedergli quanto queste due sconfitte potranno incidere, insomma, in questa settimana in preparazione del big match di domenica con l'Andrea Costa Imola. Tra l'altro ricordiamo la diretta su Icaro TV a partire dalle 18, diretta dal Pala Flaminio ovviamente. Noi faremo in modo che non incidano, cioè nel senso incidano in maniera positiva, nel senso che siamo talmente arrabbiati per come sono andate queste due gare che scendiamo in campo nella giusta maniera. Ecco, secondo me la maniera migliore per affrontare una partita con Imola dopo due sconfitte così è partire subito carichissimi e aggredirla. Così anche da far capire con gli altri che non ce n'è. Poi chiaramente è sempre molto difficile fare quello che si dice, però ripeto, secondo me se si vuol dare un segnale positivo è questo: fare una buona settimana di allenamenti. Domenica siamo in casa, giochiamo contro una squadra che si è battuta in Supercoppa in casa, e quindi bisogna subito partire dal primo secondo a giocare nella maniera intensa, nella maniera dura, come siamo capaci di fare poi obiettivamente. Levando RBR, è la squadra più forte secondo te l'Andrea Costa? Cioè delle altre, insomma, delle avversarie, intendo in quel senso. Sì, cioè, nel senso anche noi ci indicano tutti come la squadra più forte, che è vero, chiaramente noi o Magni Imola, obiettivamente in un girone così piccolo a 7, probabilmente siamo quelle più attrezzate, però poi bisogna dimostrarlo. Noi Omegna forse lasciamo stare, soprattutto domenica abbiamo dimostrato di non avere la lucidità, soprattutto la maturità per essere considerata la squadra più forte. Qual è la cosa che ti ha impressionato di più invece in positivo in questo avvio di stagione? Perché adesso chiaramente siamo concentrati sulle due sconfitte di fila perché sono arrivate nel giro di pochi giorni, però il cammino precedente in campionato era stato un cammino da 4 su 4. Ma guarda, sicuramente la solidità difensiva, perché comunque quest'anno la squadra era un po' più sbilanciata verso l'attacco. Ecco, sono stati aggiunti giocatori come Jack Crow, come Mladenov al posto di magari Luca Bedo, che difendeva di più, sempre tra mille virgolette. Quindi diciamo che era propriamente una squadra più offensiva. Invece comunque stiamo tenendo le squadre sui, credo, 70 punti più o meno. Quindi comunque il credo dell'allenatore non si è smentito. Dobbiamo essere sicuramente più fluidi e più lucidi in attacco, perché anche una gara come domenica a Faenza è stata segnata, cioè, effettivamente dai troppi tiri presi da fuori. Poi è anche una logica conseguenza, nel senso, sei più stanco, sei meno lucido, cosa fai? Non è che ti metti a attaccare il canestro uno contro uno, prendi tiri. Quindi chiaramente è un cane che si morde la coda, ecco. Però sappiamo che questo è un altro punto dove dobbiamo lavorare. Ecco, e qual è la cosa sulla quale invece mi è quasi anticipato? Dovete lavorare di più, a parte i tiri liberi, che abbiamo capito, esatto, la grande richiesta. Stavo per dire i tiri liberi, io non so più cosa dire. Ti ho bruciato, ma ai tiri liberi si possono allenare fino a un certo punto, però, chiaramente. No, ti sempre ripeto, detto. Cercare soprattutto nei minuti finali, nell'ultimo quarto, ecco, negli ultimi 10, di fare quelle cose che si sono fatte nei primi tre quarti, nel senso la fluidità offensiva, circolazione della palla, poi comunque la Serie B è un campionato, onestamente, che se fai due o tre ribaltamenti di lato trovi sempre qualcuno o libero o con i piedi a terra da segnare, quindi concentrarsi su questo. Andiamo da Fisiokinetica, poi torniamo per la proclamazione dell'MVP e devo dire anche qualcosa al nostro pubblico. Con la stagione fredda iniziano i dolori.
Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisiokinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisiokinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Domus Medica Nova Feltria e su internet fisiokinetica.it. Allora, vado con questo messaggio. Crone le ultime due partite irriconoscibile. Chi mi vuole rispondere? Alessandro? Si sono tutti bloccati? Devo rispondere io? Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare subito il collegamento con ovviamente i nostri opinionisti. Se no, intanto vado avanti, visto che possiamo fare la proclamazione per quanto riguarda il vincitore del nostro sondaggio per quanto riguarda l'MVP. Vediamo se c'è un... Ecco qua. Abbiamo Nicolo Moffa con il 73% dei voti. Secondo, Alexandre Simoncelli con il 20%. E terzo, Gene Rivali con il 5%. Gene Rivali che chiaramente non ha giocato. E allora qui io devo fare una richiesta, perché altrimenti saremo costretti a cambiare la formula dell'MVP. Allora, non bisogna votare, anche se so che non è semplice, per simpatia, ma funziona questo tipo di gioco, funziona se si vota con obiettività. Obiettivamente parlando, ieri Nicolò Moffa, per quanto gli vogliamo tutti bene, non è stato il migliore in campo. Insomma, che abbia sovrastato nettamente Simoncelli, che indubbiamente ha fatto una partita ben più importante, non credo, insomma, sia frutto di una valutazione adeguata. Allora io faccio un richiamo per non farci scegliere i tre nominativi o i due nominativi dai quali poi trarre l'MVP. Votate secondo onestà e non secondo simpatia, perché una votazione del genere credo sia inutile, anche per lo stesso Moffa, che tra l'altro ha vinto anche le due gare precedenti, ma lì ci poteva stare. Però in questo caso mi sembra, insomma, che sia andato più sulla simpatia. Invece vi ricordo, e il mio appello è questo: votate per quello che secondo voi è realmente il migliore in campo, altrimenti non ha senso, dovremmo cambiare il metodo, perché anche tre voti di Rivali, che non ha messo piede in campo ovviamente perché ancora è infortunato, non hanno molto senso. Insomma, era questo un po' il richiamo. Quindi proclamiamo Nicolò Moffa, ma con questo richiamo al pubblico ad una maggiore anche, diciamo, correttezza nella votazione. Insomma, si vota il migliore e non il più simpatico, quello che ci sta più simpatico. Poi l'amicizia si dimostra in altre circostanze, magari. Alessandro, hai sentito la tua voce? No, io guarda, ho votato Antonio Davis, capirai che... Quindi anch'io... No, vabbè, a parte gli scherzi. No, non fare il patacca. Con tutto il rispetto... Io Israel ho votato. Per tutti... Chi hai votato? Israel. Quel canestro che è stato riproposto. Esatto. Dicevo, fate i seri. Io ho visto un'altra partita ieri sera, probabilmente. Magari... Però, va bene, insomma, qual è il tuo migliore in campo, Alessandro? Io fino al 35esimo votavo Simoncelli. Poi basta, finita lì. Dopo spento. No, ho capito, però se ne devi dare uno per i 45 minuti, quindi rimani su Simoncelli o lo cambi? Scusa. Abbiamo vinto per te. Sì, io spento. Sì, io non sapevo 60. Giustamente, il 35esimo l'avremmo vinto. Va bene, per te diciamo Simoncelli, poi il finale. Simoncelli fino al 35esimo è stato secondo me il migliore, poi negli ultimi 10 minuti è stato un profondo rosso, dai. Lo so, però vuol dire che a quel punto ti rimane Simoncelli però come migliore. Mi rimane lui. Non so, definiscimelo migliore, definiscimelo meno peggio, però alla fine Simoncelli per te. Sì, per me sono Ah, ok. Vado da Daniele.
Sicuramente Simoncelli per ieri e Tommaso per mercoledì, perché abbiamo giocato anche mercoledì, eh? C'era certo. Anche questo. Certo, quella di mercoledì era già chiusa e l'ha vinta sempre Moffa. Andiamo. Però era, in realtà era Tommaso, l'uomo, per me l'uomo giusto. Anche a me era piaciuto corretto, più Tommaso. Corretto. Andiamo da Paolo per completare il sondaggio. C'è qualcosa che non funziona, ma sono d'accordo con Daniele, perché mercoledì Tommaso e ieri assolutamente Simoncelli, cioè 23 punti, 4 assist, 3 recuperi, aveva, ad un certo punto della partita aveva 30 di valutazione. Ma ok, 12 rimbalzi di Moffa, ma Simoncelli tutta la vita ieri. Ok, no, va bene, adesso ci auguriamo che dopo questo richiamo, diciamo, la votazione sia un po' più, perché altrimenti non ha senso la votazione così, ma bisogna andare a segnare 2-3 giocatori, però insomma noi l'abbiamo fatto per la totale libertà, nel senso che ognuno vede la sua partita, però è chiaro che deve essere una votazione che deve rispecchiare la partita insomma vista. Invece prima Alessandro era in sospeso perché c'è stato un momento in cui non vi ho più visto qui dallo studio. Allora, nelle ultime due partite irriconoscibile, Alessandro? Non so, anche qui. No, ci sono. No, non so cosa per me. Lui è un giocatore che in questa categoria dovrebbe essere, l'ho già detto qualche mesetto fa, dovrebbe essere uno da 30 più 12, 30 punti, 12 rimbalzi a partita, anche se fisicamente non è largo, però voglio dire, un giocatore di una tecnica, di una capacità tale che dovrebbe essere da 30 più 10, doppia continua, ecco, secondo me. Non so cosa... Quindi per te è deludente dall'inizio del campionato? No, vabbè... per il potenziale, per il potenziale che ha. Dire, cioè, io da lui mi aspetto tanto, perché lui secondo me è un giocatore di un'altra categoria, ecco. Ad esempio, adesso non perché qui tanto lo conosco da quando è bambino anch'io, però Tommaso è un giocatore che è sceso di categoria, tra virgolette, quando poteva ancora stare in un'altra categoria, però lo vedi che come approccio, come intensità, come cosa, sta nella categoria di competenza. Ecco, lui secondo me non si è ancora adeguato, lui era abituato, un'opinione mia, poi magari può essere sbagliata, per carità, era abituato a un ruolo, fra virgolette, da comprimario nelle serie superiori della Lega 2, e qui non riesce a prendersi, forse ancora non si è riuscito a prendere in mano in maniera, di, ecco, qui in questa cosa di personalità fino in fondo la squadra. Ecco, questo potrebbe essere una lettura, via. Se arrivi all'ultimo quarto con i tuoi terminali offensivi spremuti è normale non fare più canestro. Daniele, la gira a te questa. Spremuti, sì, in effetti teoricamente ci potrebbe stare, perché la difesa è stata estremamente arcigna e quindi ha sicuramente fatto consumare molte energie, perché far fare 64 punti a Faenza, vi ricordo peraltro che a Rimini a Faenza non ha mai vinto, eh? Sarebbe stata la prima se ce l'avessimo fatta. Ce l'aveva quasi fatta. Quindi diciamo che ci può stare come ragionamento. Abbiamo speso quando giocava Imola lì, però avevamo vinto. Come no? Quando giocava Imola a Faenza avevamo vinto. Ah sì, è vero. Sì. Con l'Andrea però, Costa, per tornare al derby di domenica. Quindi, esatto. Diciamo che ci può stare. Teoricamente ci può stare. Voilà. Però io non la vedo così... Non li ho visti così vivaci, attenti a far circolare la palla, e questo è più un po' il problema, è più lì, più che secondo me sulla stanchezza, perché poi la lucidità la perdi comunque, perché quando vedi che la palla non va più dentro, io nel mio piccolissimo un pochino ho giocato e quindi quando la palla non ti va dentro ti viene su un lavoro che è più facile che continui a sbagliare che a rimetterle dentro. Quindi, comunque, dai, ci sto. Questa battuta la accetto, la compro. Allora, vado con questo messaggio che è arrivato proprio orora per Tommaso. Ciao Tommy, perché non inizi a giocare da guardia visto che tiri col 75% da 3? E so anche da chi arriva questo messaggio, ma piano piano ci arriverò.
Adesso è Eugenio ancora fuori, adesso chiederò a Massimo di provarmi da play. No, però ieri Tommaso hai fatto un tiro in transizione alla Oscar Smith che è stato spettacolare da tre punti. Infatti, ma questo scrivono solo i miei detrattori, ma purtroppo la verità è quella che hai detto te. Allora, Tommaso, come si vince il derby fondamentale con l'Andrea Costa di domenica? Ma l'ho detto prima, azzannando la partita veramente sin dalla palla 2, perché comunque noi dobbiamo avere tutta la rabbia che ci è derivata da queste due sconfitte in 4 giorni e riversarla in maniera positiva, ovviamente, sul campo. Quindi a partire da domani, quando rinizieremo gli allenamenti, bisogna star lì concentrati e sapere di essere obbligati comunque a fare una grande partita, perché i mezzi ce li abbiamo tutti, quindi sta a noi dimostrarlo. Allora, chiudiamo con una notizia che riguarda il basket in carrozzina di Serie B. Daniele, purtroppo i ragazzi erano quasi pronti, i ragazzi in questo caso di Riviera Basket Rimini, tutto rinviato però, il campionato rinviato dal 31 gennaio al 6 marzo per quanto riguarda la prima giornata. È pazzesco, ormai non finisce più questo gioco al rinvio. Del resto la situazione dei contagi rimane alta e oggettivamente non si può biasimare chi prende queste decisioni, perché poi si prendono con una responsabilità elevatissima. Certo. I ragazzi sono lì che aspettano da novembre, che non sanno più, perché dovevano cominciare esattamente come Rinascita, era lo stesso giorno. E invece sono sempre lì che aspetta, aspetteremo un altro po'. E allora grazie a Tommaso Rinaldi, grazie Tommy. Ciao Roby, grazie a tutti voi, buonasera. Grazie ad Alessandro Ceccoli. Alessandro stasera in ritardo satellitare. Grazie. Ci sei Alessandro? Ecco, no, è Daniele. Ciao Daniele, grazie Daniele. Grazie, arrivederci. E grazie a Paolo Guiducci. Ciao Roberto, ciao capitano, in bocca al lupo per domenica. Ciao Paolo, grazie mille, crepi. Siamo arrivati quindi in chiusura di questa nostra maratona televisiva, come al solito è lunedì, sono le 23:01, appuntamento ovviamente a domenica per quanto riguarda il basket, con la diretta alle 18 su Icaro TV. Del derbissimo tra Riviera Banca Basket Rimini e Andrea Costa Imola. Invece calcio.basket torna puntuale lunedì alle 20:35. A tutti un buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Alca Servizi, la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita.